una nevrosi può essere definita come una dissociazione della personalità dovuta all'esistenza di complessi. E un complesso è una costellazione di contenuti psichici, carica di energia emotiva. I contenuti psichici non sempre coincidono con i contenuti rimossi o inconsci. La psiche cosciente, o l'io, è un complesso psichico che rappresenta una precisa costellazione di energia emotiva attorno a un certo nucleo che agisce come centro di gravità. Vi sono complessi che, benché inconsci, non sono rimossi, ma semplicemente non ancora consci. Rappresentano cioè future potenzialità della personalità che non hanno ancora raggiunto la soglia della coscienza. Pertanto, avere dei complessi non significa essere in uno stato patologico. Ognuno di noi ha complessi, perché avere un complesso significa possedere certi centri psichici di gravità dinamici e carichi di emotività, i quali, per la loro forza emotiva, attraggono altre esperienze psichiche agendo come centri focali. Si parla di nevrosi solamente quando alcuni di questi fattori psichici emotivamente carichi o complessi non sono compatibili con l'orientamento generale della personalità e causano di conseguenza una scissione, una dissociazione più o meno profonda. La caratteristica di ogni complesso è che esso assorbe energia psichica. Se un complesso si trova nell'inconscio, esso attrae energia che dovrebbe essere a disposizione della personalità conscia. In tal modo, esso causa una diminuzione dell'adattamento, con la conseguente apparizione di un disturbo nevrotico. Il compito dell'analisi è superare la dissociazione, cioè integrare o reintegrare le diverse parti della personalità. Se il complesso non è un contenuto rimosso, ma un contenuto ancora subliminale, si troverà che esso nasconde, dietro la manifestazione nevrotica, la potenzialità progressiva della personalità. Ciò significa che una nevrosi è un tentativo, per il momento non riuscito, di riorientamento della personalità. Pertanto ha sempre un'importanza decisiva ed è senz'altro assolutamente necessario. Un complesso è come un frammento di personalità, a sé stante, e va preso come tale. L'inconscio, in quanto matrice della psiche conscia, è lo strato veramente potente e creativo della nostra psiche. L'inconscio contiene tutti i fattori che sono necessari all'integrazione della personalità. L'inconscio possiede una superiore conoscenza delle nostre reali esigenze. L'inconscio può guidarci alla loro integrazione e mostrarcene le modalità di attuazione. L'inconscio contiene tutti i fattori di regolazione e di compensazione che operano a vantaggio della totalità della personalità.